Buona giornata a tutti, qui è Radio Gamma su FM 94 e la trasmissione come oggi giovedì alle 15:15:15 è magia, stregoneria e paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco Salve a tutti. dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Bene, prima di iniziare la trasmissione, ricordiamo sempre che per la prima mezz'ora circa non prendiamo telefonate. Tanto ringraziamo Claudio del messaggio che mi ha lasciato sulla segreteria telefonica e che ci consente oggi di continuare la trasmissione fino alle 5:30 circa. Poi vorrei ricordare ai radioascoltatori che io sono qui in radio e forse Francesco e qualcun altro pagano anche il giorno di Pasqua dalle ore 17 alle ore 20. Sì, spero di esserci anch'io, o comunque qualcun altro forse verrà a trovarvi, non certo per festeggiare una Pasqua di tipo monoteista, ma qualcos'altro. Io penso che farò una trasmissione sul concetto di morte nel paganesimo e in stregoneria, anche per cercare di dare una mano, delle spiegazioni o delle risposte ad alcune persone che non condividono il concetto di morte del cristianesimo, anche per fargli vedere opportunità diverse con cui affrontare la vita e la morte, cioè vederla in maniera diversa. Anche in maniera positiva, per carità, perché la morte è una bellissima cosa per il pagano. È un fatto della vita, di conseguenza non si può prescindere anche da questo elemento, è una cosa che va considerata, va inserita, solo che appunto deve essere non delegata agli altri il fatto di come utilizzarla, ma, o di come comprenderla, o di come viverla, o di come vederla, ma deve essere data alle persone la capacità di capire che loro possono determinare varie cose e vari giudizi. Certo, e noi parleremo del nostro punto di vista e come va affrontata, o secondo noi come va affrontata, poi ognuno sceglie naturalmente. Voglio ricordare un'altra cosa, un'ultima cosa, che sarò qui in radio anche domenica a mezzogiorno circa con Cristiano e parleremo dei sentimenti e cercherò per quanto mi sarà possibile di parlare dei sentimenti dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Naturalmente Cristiano mi parlerà degli altri sentimenti, potrete assistere a un confronto oppure a un dibattito sul modo di sentire e di percepire il mondo. Bene, devi aggiungere qualcosa, No, Francesco? possiamo, ricordiamo che appunto oggi saremo qua più a lungo in trasmissione, chi vorrà intervenire avrà più tempo per intervenire. Ad alcuni ascoltatori dovremo porre giustamente dei limiti, dei paletti di demarcazione perché saranno necessari. Comunque ricordo che cominceremo penso verso le 3:30 a andare via le Sì, 3:30, telefonate. E chi vuole 3:40. prepararsi già al telefono, il numero telefonico è il prefisso è 049, il numero telefonico è 700 700. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Nelle trasmissioni che precedono questa, ricordo che questa è la 18ª trasmissione, noi dobbiamo ringraziare un tale Flavio per aver dimostrato ai radioascoltatori di questa trasmissione l'uso del sofisma applicato alla retorica finalizzandolo alla distruzione del divenire umano. In una trasmissione ha disprezzato le casalinghe, salvo affermare la volta successiva che anche sua madre era una casalinga e pertanto non aveva nessuna intenzione di offenderle, salvo disprezzarle il ruolo sociale, aggiungo io. In un'altra trasmissione ha affermato che i pagani staccano la spina ai malati terminali, salvo affermare, quando gli si contestava ciò, che lui era d'accordo con l'eutanasia, come se noi avessimo mai espresso opinioni in proposito. La volta scorsa, e questo per me è assolutamente inaccettabile, ha preteso di fare un parallelismo fra paganesimo e nazismo, partendo dal fatto che il nazismo usava simboli presi in prestito dal paganesimo nordico. Magari la prossima volta ci dice cosa vuoi che sia, tanto io sono d'accordo nell'ammazzare ebrei. Voglio ricordare che non esiste un simbolismo che non sia un simbolo pagano. La stessa croce è un simbolo pagano. Ricordiamo che c'era un certo Antonio, un santo che i cristiani chiamano, cioè un Antonio che i cristiani hanno santificato, che andava in giro per l'Egitto a distruggere tutte le croci tau che trovava perché voleva che il simbolo della croce fosse solo un simbolo cristiano. Questo è un gioco sofista a cui noi non giochiamo né vogliamo giocare. Abbiamo già detto che per noi cristiano è sinonimo di sottomissione. Chiunque sottomette esseri umani dicendo o fai quello che voglio io o ti ammazzo e cose similari, altro non fa che imitare il macellaio di Sodoma e Gomorra, altro non fa che imitare i comportamenti delle chiese cristiane.
altro non fa che imitare i comportamenti nazisti, altro non fa che imitare i comportamenti vigenti nei paesi retti da preti delle religioni monoteiste. E questo vale anche per quello che Flavio chiama il paganesimo alto, riferendolo all'imperatore romano e alle necessità intellettuali della nobiltà romana, che altro non fece che aprire le porte al cristianesimo, in quanto il cristianesimo permetteva loro di mettere in ginocchio più facilmente le popolazioni asservendole. Se noi citiamo il desiderio di Simmaco di continuare a seguire la propria religione senza che Ambrogio il criminale gli imponesse il cristianesimo, non lo facciamo per esaltare una figura alta, ma perché il desiderio di seguire la propria religione è un diritto assoluto. Per noi sono più importanti i contadini che hanno difeso la statua di Saturno in Valle Rendena contro gli assalti del vescovo Vigilio, che non il desiderio dei senatori romani di ripristinare la statua della Vittoria in Senato. Il sofisma consiste anche nella truffa che viene imposta dal pazzo di Nazareth, quando dice «siate uguali fra di voi». I cristiani propagano il messaggio di uguaglianza come inganno di quanto il messaggio divino in quanto il messaggio divino che viene applicato è «siate uguali fra di voi in ginocchio davanti a me». Non esiste nel cristianesimo il principio di uguaglianza, né è mai esistito. La storia del cristianesimo sta a dimostrare questo praticamente. Non esiste un solo esempio di uguaglianza nemmeno nelle comunità cristiane primitive, in quanto erano sette separate dal tessuto sociale. Le sette cristiane primitive e quelle attuali non volevano rendere liberi i sistemi sociali da comandi despoti, ma volevano impossessarsi di comandi despoti per distruggere i sistemi sociali, come la pratica ha insegnato, sia nel 3-4-500 d.C., sia oggi con la Polonia, con l'Albania, con l'Unione Sovietica. La filosofia, al di là che poi uno abbia dei pensieri politici o meno, che non se ne frega niente, la filosofia pagana e il pensiero pagano lo stiamo costruendo qui, ora, noi. Cioè ogni pagano è responsabile del proprio pensiero e del pensiero che costruisce. Questo deve essere assolutamente chiaro. So benissimo, caro Giampaolo, che potremmo tranquillamente gettare tutta la storia passata alle ortiche e cominciare da capo. La censura cristiana ha distrutto quasi tutta la letteratura e la filosofia antica. Nonostante questo, le cose importanti sono nelle coscienze che ci circondano e da loro possiamo attingere per costruire sempre nuovi cammini. Però le nostre radici stanno comunque nel passato e nelle contraddizioni che hanno costruito questo presente. E quando qualcuno ci viene a dire «i cartaginesi sacrificavano i loro figli al dio Baal», noi siamo due volte perplessi, in quanto non conosciamo nessuna famiglia che sacrifica i propri figli distruggendo il proprio futuro. E inoltre sappiamo che Baal è il principio maschile della vita. Perché dunque distruggere la vita? Quando i cristiani ci vengono a dire, riferendosi a dei ritrovamenti di resti di bambini vicino al tempio cartaginese, «ecco, vedete, i romani avevano ragione, mettetevi in ginocchio davanti al nostro Dio che ha proibito i sacrifici umani», noi siamo ancora più perplessi. Tutto diventa più chiaro quando studi più approfonditi determinano che quel luogo altro non era che un cimitero in cui si seppellivano i bambini morti per varie cause. Allora comprendiamo, era solo propaganda. Cosa resta di quella propaganda? La distruzione degli esseri umani che per mettersi in ginocchio davanti al Dio dei cristiani hanno dimenticato l'esistenza della possibilità di determinare la propria esistenza. Anche se abbiamo le stampelle al cervello, perché non siamo storici, dobbiamo comunque affrontare le contraddizioni attraverso le quali ci siamo costruiti. Noi non abbiamo nulla da nascondere e nessuno da ingannare. Ricordiamoci che l'orrore cristiano deriva da degenerazione di aspetti specifici del paganesimo. E oltre alla degenerazione monoteista, ve ne sono state altre il cui scopo era quello di distruggere la relazione fra gli esseri umani e il circostante. Però queste altre non hanno avuto sviluppo perché altri stregoni, altri pagani le hanno fermate. Per questi esercizi sofistici ringraziamo Flavio, avvertendo però che le numerose telefonate cadute durante le lunghissime conversazioni avute con lui hanno generato delle proteste in quanti non potevano telefonare. Dobbiamo avvertire pertanto che
possiamo concedere solo un paio di minuti di telefonata e poi ci riserviamo di agire discrezionalmente per tagliare eventualmente la telefonata. Comprendiamo il desiderio di Beppi di sentire una voce che dica cose diverse dalle nostre, in quanto questa lo conforta nelle sue scelte, ma anche lui deve avere un po' di pazienza. Noi abbiamo una trasmissione molto limitata nel tempo e dobbiamo interloquire necessariamente col maggior numero di persone. Questa è l'unica trasmissione di paganesimo in Italia contro le migliaia di trasmissioni effettuate dai cristiani in ogni dove e nelle quali non si può intervenire né interloquire, per cui per noi il tempo è prezioso. Bene, questa è la premessa che vogliamo fare prima di cominciare la trasmissione e vorrei essere stato chiaro perché non vorrei più ripetermi, una volta per tutte, spero. Sì, anche perché appunto noi assolutamente non filtriamo le trasmissioni, cioè la telefonata e il telefono sono sempre in diretta, tutti possono intervenire e tutti possono benissimo contestare o chiedere, ma con la massima libertà, però con un rispetto, perché ad esempio noi ci rifacciamo sempre a un codice, diciamo, di onore, di comportamento che è basilare per i pagani, che è quello del rispetto delle diversità e di conseguenza chi non accetta il rispetto delle diversità, nella verità soprattutto, non siamo disposti a tollerarlo. Il rispetto non consiste nel non dire che Claudio è uno stupido, cioè chiunque può dirmi che sono stupido, che sono deficiente, che sono drogato, che sono scemo, che dico stupidaggini. Chiunque questo lo può dire, ma nessuno può dirmi di aver detto o pensato delle cose diverse da quelle che dico o penso. Per cui se qualcuno mi dice che sono stupido, bene, è un suo giudizio. Però nessuno può dirmi che io penso o dico delle cose che non ho pensato né detto. Esatto. Questo è il rispetto. Il rispetto non è l'uso delle parole. Uno può dirmi sei un cretino, sei un deficiente. Questo non significa che lui mi insulta, significa che dà un giudizio nei miei confronti. Però se uno dice tu vuoi dire questo, le tue intenzioni sono diverse da quelle che io ho, oppure tu hai detto delle cose che io non ho detto o intendi dire delle cose che io non intendo dire, questo è non rispetto, questo deve essere chiaro. Cioè non è l'uso della parola, è la sostanza quella che conta. Sì, c'è una canzone che dice quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire e tante volte, soprattutto con l'ascoltatore non specifico succede questo, che ti spiega le tue idee senza fartele capire. E queste cose è un gioco equivoco, voluto, intenzionale, che noi non possiamo accettare. Ecco, ricordiamo che più tardi daremo il via alle telefonate, il prefisso è 049, il numero telefonico è 700-700. Allora, continuando invece le cose un po' più serie, l'altra volta abbiamo cominciato a spiegare la Devotio. La Devotio, che è un sacrificio pagano che è fatto da un inno, con cui i pagani, ricordiamo che non prendiamo le telefonate finché non abbiamo finito, dopodiché daremo via le telefonate, oggi abbiamo anche un po' più tempo, portate un po' di pazienza. La Devotio è appunto un sacrificio fatto ad inno e noi ne abbiamo costruito uno, il cui scopo è quello di porre la persona davanti al circostante. L'ottica con cui le persone guarda il circostante. Nel paganesimo non esiste il dogma a cui asservirsi, esiste la direzione nella quale camminare. Ecco, e il sentiero d'oro fa parte di questa direzione. Vediamo la premessa del sentiero d'oro, che ho detto che la leggerò tutte le volte. Allora, il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. L'altra volta, ricordiamo, che abbiamo fatto i primi due quadri, e i primi due quadri del sentiero d'oro dicevano
Necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti. Necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà si ossequia a necessità ed egli fatto sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. E abbiamo sviluppato questi due quadri. Oggi invece svilupperemo altri quadri. E ricordo dunque che nella comparazione, per agganciarmi al fare dei cristiani, e qui sempre Francesco è là che mi bastona forte, userò il termine adorare in maniera impropria, riferito al paganesimo. In realtà i pagani non adorano, ma si relazionano. I cristiani adorano un Dio in quanto si sottomettono al Dio. I pagani si relazionano con ogni divino in quanto sono divino essi stessi. Dunque, l'uso del termine adorare nella comparazione è strettamente strumentale. Mi raccomando, che dopo mi dite dire che vi dico di adorare questo o quel Dio. Sì, beh, il più pagano è seduzione che adorare. Esatto, è relazionarsi, esatto. È farsi venere, è ammagliare. Sì, beh, infatti la seduzione significa che tu, tramite la tua azione, riesci a condizionare o portare il tuo verso qualcosa, certo, a qualcuno. E la pagana, appunto, è la seduzione, non certo l'adorazione cristiana. Che poi il figurativo è prendersi per mano e camminare insieme. Questa è la figura. Beh, d'altronde, se tu fai la seduzione, vuol dire che la cosa deve essere convinta a venire con te e la cosa, certo, deve essere convinta di venire con te. Esatto. Bene, il terzo e il quarto quadro dice questo. Li tratterò insieme. Fatto condusse mani e in mani divenne fatto. Fatto insegnò a mani come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. Mani volevano esistere diventando uno con fatto. E l'altro? Fatto condusse i lemuri e i lemuri divennero fatto. Fatto insegnò ai lemuri come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere diventando uno con fatto. Questi due quadri determinano due sviluppi della coscienza. I mani è lo sviluppo della coscienza all'interno della natura e i lemuri è lo sviluppo della conoscenza come esseri di sola energia. Il terzo e il quarto quadro sono relativi a due processi in divenire delle coscienze di sé. Il terzo quadro individua la nascita e lo sviluppo delle coscienze di sé, appunto, della natura, mentre il quarto individua il processo di sviluppo degli esseri di sola energia vitale come espressione delle tensioni che si manifestano sul pianeta e in generale nell'intero universo. Mentre il terzo quadro ci permette di individuare il momento da cui noi proveniamo, il quarto quadro ci permette di prendere atto di una realtà circostante, un diverso percorso di sviluppo della coscienza col quale possiamo o meno entrare in relazione. In pratica ci dice, esistono anche i lemuri, esistono questi esseri di energia, possono essere tuoi compagni di strada o puoi anche ignorarli. Due specifici divini, i mani e i lemuri. I mani sono le cariche iniziali di energia vitale che i genitori della natura, degli esseri della natura, danno ai propri figli. I lemuri sono gli esseri di sola energia vitale che, nati dalle tensioni sviluppatesi sul pianeta, temporali, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, eccetera, percorrono il loro cammino di sviluppo nella propria coscienza e nella propria consapevolezza. I lemuri noi li consideriamo in quanto forze del circostante e li ricordiamo affinché il loro divenire non intralci e non blocchi il nostro divenire. I mani li ricordiamo in quanto ricordiamo la nostra origine e impediamo all'origine di assoggettarci. I lemuri tendono ad espandersi a qualunque costo. Chi ci ha dato la carica di energia vitale tende ad assoggettarci per trarne profitto. Ricordando queste figure, noi lanciamo una sfida. Possiamo camminare insieme, ma se qualcuno vuole assoggettarci, siamo pronti alla sfida. La sfida diventa un atto di costruzione magica. Entrambe le figure nell'antica Roma raffiguravano ombre diverse del regno di morti. In realtà raffiguravano stati di percezione nello spazio, i lemuri, e nel tempo, i mani. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo i mani e i lemuri? Perché in questo modo noi diciamo ai mani e ai lemuri, camminiamo insieme verso l'eternità, ma che nessuno tenti di distruggere l'altro per distruggere se stesso. Dunque, noi pagani adoriamo i mani per ricordare mani e affinché mani non si trasformi in mania. Adoriamo mani affinché un genitore non distrugga il divenire del proprio figlio in funzione della distruzione di se stesso. Adoriamo mani per impedirci di distruggere il divenire del figlio quando il nostro mani si impossessa di noi trasformandosi in mania. Adoriamo i lemuri per ricordare ai lemuri che siamo pronti a combatterli o a camminare insieme. La scelta è sia nostra che loro.
Ricordiamo che nell'antica Roma c'era il rito delle fave che si buttavano dietro la schiena, no? Cioè c'era il rito giorno dei morti che il capofamiglia buttava le fave dietro la schiena. In realtà cosa diceva il capofamiglia? Prendete tutto quello che io butto, ma non rompetemi le scatole e andatevene via, andatevi per la vostra strada e seguite il vostro cammino. Questo era il senso reale. Questo è il terzo e il quarto quadro. Ci sono ancora due quadri che vorrei leggere. Il quinto quadro dice: fatto conduce l'essere e l'essere diventa Veiove. Veiove insegna all'essere come mutare la noumenia facendo apparire costante la forma, e l'essere Veiove affronta l'oggettività dell'esistente. Ecco, in questo momento il divino, l'essere umano si fa divino e affronta il combattimento della vita. Evocare Veiove. Ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate ancora per un po', eh? Evocare Veiove significa reclamare energia vitale per sviluppare l'essenza del nostro essere, senza mutare il modo di vivere e di presentarsi nel quotidiano. Evocare Veiove significa costringere l'attenzione della ragione ad effettuare nel quotidiano quelle scelte che portano a sviluppare il corpo luminoso. Dal momento che percorrere quella direzione, anziché metterci in ginocchio, alimenta Veiove, Veiove alimenta chiunque si appresta ad intraprendere quella direzione. Solo sviluppando il potere di essere, facendosi Veiove, si può percorrere il sentiero d'oro. Solo evocandolo si può costringere Veiove a camminarci a fianco. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Veiove? Nel calendario romano la festa era il 21 maggio. Per evocare la forza del circostante, col quale fondere il nostro cammino. Adorare Veiove significa richiamare la nostra ragione alla sua funzione, agire per sviluppare il corpo luminoso. Adorare Veiove significa costringere il circostante a cedergli energia vitale affinché il nostro percorrere il sentiero d'oro sia ricchezza per l'intero circostante. E infine il sesto quadro. Il sesto quadro dice questo: fatto conduce l'essere e l'essere diventa Venere. Venere insegna all'essere come mettere se stesso al servizio della noumenia dell'esistente, onde porre l'esistente al proprio fianco. Evocare Venere significa scegliere come relazionarsi col circostante, appunto quello che diceva prima Francesco, ammagliare il circostante. Gli esseri umani non sono creati d'immagine e somiglianza di un dio pazzo, sono dei divenuti in un'oggettività, in divenire. Farsi Venere significa imporsi a se stessi di camminare assieme all'oggettività, anziché saccheggiarla, e nello stesso tempo reclamare il diritto affinché l'oggettività ci cammini a fianco, fondendo le nostre scelte e le nostre determinazioni con quelle dell'oggettività. La bellezza di Venere sta nella fusione degli intenti, di chi fonde il proprio divenire nell'eternità. L'oggettività accorre a soccorrere chiunque si fa Venere, invocandola. In quanto ogni essere umano che si fa Venere è un essere che sviluppa il circostante anziché saccheggiarlo. Quando non si sa che fare o come porsi, è sufficiente evocare Venere, perché Venere, affiancandoci e alimentandoci, ci permetta di scegliere e di porci per sviluppare comunque il nostro potere di essere. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Venere? Per soddisfare i nostri bisogni in armonia col circostante. Per sviluppare la nostra rabbia nei confronti di chi distrugge armonia e bellezza dell'esistenza, per soddisfare il proprio bisogno sottomettendo esseri umani. Adorando Venere, distribuiamo e riceviamo energia vitale dalle coscienze del circostante, che cercano le relazioni verso l'eternità. Quando l'essere umano che si fa Venere è in pericolo, Venere accorre. Ricordiamo sempre che tutto questo è possibile perché noi ci costruiamo, perché il nostro fine è quello di costruire la coscienza universo. Cioè per noi è l'esistente attraverso le trasformazioni che crea l'essere assolutamente necessario e non l'inverso come pensano i cristiani. Per questo noi possiamo modificarci. Bene, come viene adesso il quadro del sentiero d'oro che vi ho letto finora? Il quadro viene così, e forse la prossima volta non ve lo leggerò più di seguito perché comincia a diventare lungo. Viene, necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti, necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà si ossequia a necessità ed egli fatto sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. Fatto condusse mani e i mani divenne fatto. Fatto insegnò a mani come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il loro proprio divenire.
Mani volevano esistere, diventando uno con Fato. Fato condusse i lemuri, e i lemuri divennero Fato. Fato insegnò ai lemuri come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere, diventando uno con Fato. Fato conduce l'essere, e l'essere diventa Veiove. Veiove insegna l'essere come mutarlo a Numenia. Numenia vuol dire l'essenza dell'essere, facendo apparire costante la forma, e l'essere Veiove affronta l'oggettività dell'esistente. Fato conduce l'essere, e l'essere diventa Venere. Venere insegna l'essere come mettere se stesso al servizio della Numenia dell'esistente, onde porre l'esistente al proprio fianco. Bene, questo è quello che siamo arrivati a fare il Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro ci permette a noi di guardare con certi occhi il mondo, anziché guardarlo in basso in quanto siamo in ginocchio, lo guardiamo negli occhi per fondare il nostro divenire. Francesco, sì. A te. Ti sei dimenticato una notizia molto importante. Ricordo che fra poco diamo via telefonate, telefonando allo 049 700 700. Prima di iniziare la trasmissione, io credo, parlavamo di un fatto molto importante, di una grande conversione, se vogliamo chiamare un grande ritorno al paganesimo, di un grande personaggio pubblico. Alcuni avranno letto una notizia che era un trafiletto. È una notizia interessante e bella, perché effettivamente uno dei massimi esponenti del monoteismo comincia a capire che il monoteismo non serve, è nocivo, che bisogna tornare al paganesimo o capire che di essere pagani. Non so se tutti, Claudio vuole dare l'annuncio di chi è questo nuovo pagano. Cioè, noi abbiamo letto sul giornale che Wojtyla tutte le mattine aspetta il sorgere del sole. E noi conosciamo benissimo questo sentimento. In brasiliano è nostalgia, no? Sì. È quello che si è perso e che avrebbe potuto essere se si fossero fatte scelte diverse. Ebbene, Wojtyla ha rivelato ai bambini che lui tutte le mattine aspetta il sorgere del sole. E praticamente lui non è più in grado di relazionarsi col mondo circostante. E pur essendo cosciente che il sole è una grande coscienza di sé, lui non è più in grado di percepirla, e allora è ucciso dalla nostalgia dell'aver perso questa occasione. Adesso è vecchio, sta per morire, non ha più futuro, si avvale delle parole della resurrezione pur sapendo che sono delle imbecillità, e ha perso l'occasione di relazionarsi col sole, e questo è il suo canto di morte. Se fosse capito che l'essere il monoteista non porta nessun beneficio né nella vita né nella morte, e di conseguenza anche Sodad in portoghese, la nostalgia, sì, ma infatti basta pensare appunto al discorso appunto di nostalgia, il discorso di retaggio pagano, e questo è significativo che proprio dal massimo esponente del monoteismo ci venga questo riconoscimento della necessità anche per un monoteista di rifarsi a una divinità. Il fatto stesso che lui, che ha una dotazione culturale non indifferente dal punto di vista monoteista, abbia il bisogno di rifarsi al sole, non ha però bisogno di avere un comandamento, di non avere una Bibbia, di non avere un testo sacro, gli basta il suo essere, il suo desiderio. D'altronde, Francesco, ha distrutto popoli interi. Sì. Dimentichiamo che ha distrutto la Polonia soltanto per impossessarsi dei vertici della Polonia. E cosa ha fatto? Ha distrutto ospedali, mense, i servizi sociali, le pensioni, ha costruito la miseria, ha riempito l'Europa di prostituzione. Beh, basta pensare. Questa è opera sua, al di là che poi lui abbia fatto la vendita o meno delle donne, non ha importanza, però lui ha creato le condizioni perché questo avvenisse, e muore disperato, cioè ha distrutto il divenire umano, sì, muore disperato. Sì, non ha il coraggio ancora di liberarsi, diciamo, di questo schematismo mentale monoteista, tenendo conto che, ad esempio, questo lo stanno facendo anche in Italia con il corso della scuola, sì, privata, esatto, parificata, della sanità. Scusa Francesco, sì, se ti interrompo, c'è Nones, c'è altri vescovi qui del Veneto che stanno facendo pressione attraverso Ruini, hanno praticamente un'organizzazione, loro parlano di lobby, in realtà mafiosa, all'interno dello Stato, che stanno tentando di far finanziare le scuole private, in pratica le loro scuole. E il passo successivo, e questo è incostituzionale perché la Costituzione prevede che le scuole private siano libere purché non soggette a finanziamenti. Sì, poi dovremmo essere anche in un'economia di mercato. Ed è incostituzionale, però il passo successivo a questo, la cosa più grave, è che andranno a distruggere la scuola privata costruendo quell'elite di schiavisti che hanno sempre avuto anche nel Medioevo. E questo è gravissimo. Comunque, Wojtyla sta morendo nella sua disperazione. Sì, infatti noi l'abbiamo ricordato in tante trasmissioni, il discorso dell'8 per 1000 è una cosa molto importante. Può sembrare una battaglia insignificante o di poco valore, ma è basilare perché bisogna dare un segnale, anche con delle azioni concrete. Difatti, io qua voglio citare Nietzsche, che già Nietzsche diceva abbiamo bisogno di piccoli atti di coerenza.
Di conseguenza non parliamo solo di grandi principi, ma anche di comportamenti minimi. E già il togliere il finanziamento a una struttura che è così nociva, come appunto è il Vaticano, è fondamentale. Diamo via le telefonate. Pronto? Ciao. Dimmi. Bentornati. Grazie. No, tu bentornata. Appunto. Dimmi, come mai non ti si sentiva più? Ho avuto un mese di malattie continue. Oh, miseria. Ma non personali, cioè mia sorella, mio figlio, porca vacca. Non ti preoccupare, dai, adesso andrà via. Ecco. Con te abbiamo sempre avuto questo problema. Dimmi. Sto leggendo, cari ragazzi, buongiorno intanto. Ciao. 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 Senti come comunque va bene, hai risolto i problemi? Beh, non tanto, sai. Credo sia malattia del... Io la chiamo le chiamo le malattie del secolo, dell'inquinamento. Cioè io ho una sorella che ha un problema fisico che loro dichiarano virale, però virale non è, la cavano con quello, però lei continua ad avere la febbre alta da due settimane. Ho sentito parecchi casi di questi qua in giro, ultimamente. Sì. Anche un compagno a scuola di mia figlia ha sempre febbre e non sa cosa abbia. È stata anche all'ospedale, deve attendere un esito, però sai, io sono... un'ansiosa, nata ansiosa e sappiamo. Cioè la paura. Sì, ho paura. Devo dirlo, io ho paura per mia sorella, lei è abbastanza tranquilla. E allora? Io no. Beh, tu sei tranquilla anche tu, no? No, perché sto male per lei. Perché? Ma non lo so. Compassione. Cos'è? È compassione. No. Però devi prendere il lato positivo della passione, no? La amo perché mia sorella. Appunto, ma prendi il lato positivo. Sì. Dimmi. Mi ha mandato quel paese anche ieri sera. A me ha detto che la faccio star male. E non sta male. Beh, ha ragione. Sì. Secondo me ha ragione. In fondo la sfida è sua, no? Sì, beh, certamente. Però io, sentendo il male al posto suo, mi ha detto che lei stava bene e sente il male quando mi vede. In effetti probabilmente ha ragione. Poverina. Dopo la chiamo per sentire come sta. Va bene. Senti, sto leggendo un libro che consiglio a tutti. Dimmi. Oltre la soglia. Beh, ma... Dimmi. Non l'ho ancora finito. Però, veramente, guarda, tutti dovrebbero leggerlo. Almeno per capire un po' delle porcherie. Perché... finché le si vivono così, a sentirlo dire, è un discorso. Ma quando le leggi raccontate da una persona che bene o male ci ha vissuto dentro anche 20 anni, 30 anni, in prima persona, e sta pagando per esserne uscita, e addirittura deve stare blindata perché, sai, la Chiesa e i suoi rappresentanti discendenti del buon Dio la vogliono far fuori in pratica. Niente, è tremendo, è un libro tremendo perché per chi per tanti anni ci ha creduto, o non so, e continua a crederci, non so se si fa un esame di coscienza o si ferma a pensare un attimino, ne viene fuori veramente male. Sì. Beh, pensa ai 15 milioni di streghe bruciate sul rogo, anche quello è un brutto precedente. Sai, si raccoglie quel che si semina, no? Tu sai che per la Convenzione dei diritti, per la Convenzione dell'ONU, no? I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione fin tanto che esiste un referente cui imputarli. Sì, certo. Per cui, siccome il cristianesimo è erede di tutti i delitti che ha commesso, cioè la sua filosofia è erede di tutti i delitti, no? Commessi, in qualsiasi momento potrebbe essere chiamato a risponderne da un tribunale civile. Sì. In Sud America 60... No, non si fa per rapporti di forza, no? Però dal punto di vista giuridico questo è possibile. Per cui non è detto che un giorno qualcuno non li chiamerà a rispondere. Anzi, noi siamo intenzionati a chiamarli a rispondere. Vedranno rispondere delle loro colpe. Quella sarebbe una bella opzione. Verrà il giorno in cui si pagheranno i propri delitti. Perché guardando le cose indietro e leggendo... si scoprono delle cose, si vedono delle cose incredibili, cioè le abbiamo davanti agli occhi ma fingiamo di non vederle, perché leggendo anche la storia di Lucrezia Borgia, figlia di un papa re, un puttaniere di prima categoria, era il papa. Infatti c'era l'articolo sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, che appunto parlava anche dei papi pedofili e così via, papi che esempio si agitavano solo a vedere la gente torturata, questi sono dei begli esempi, insomma. E il nostro Papa, cioè mi è molto
Mi ha colpito il discorso che hai fatto sul Papa. Sì. L'hai descritto benissimo. È vero. Anche se non ho detto oltre la soglia, ho afferrato. Sì. Perché purtroppo per lui la verità la conosce e sa che quello in cui crede, quello in cui ci fa credere, non esiste. Sa che è un falso? Lo sa. Sa che è un falso? Sa che è un falso e non sa più a chi è vecchio ed è finito e si attacca a dei valori che secondo loro non sono mai esistiti, però si mette a guardare il sole, non ha altri, che piangere su se stesso a sto punto. Sulle sue scelte, sulla sequenza di scelte che ha fatto durante la sua vita. È possibile che questi uomini che vogliono farsi chiamare uomini, neanche papa, uomo, non possa, aspetta, prima di morire, dico un po' di verità. È questo che mi aspetto. Non lo può fare. Non lo può più fare. Il meccanismo è troppo forte. Ormai è troppo dentro al meccanismo, no? Cioè già il fatto che avete questa dichiarazione io penso che rischi molto. Sì, infatti, ha già rischiato moltissimo. Questa, nessuno ancora ha afferrato il senso reale della dichiarazione, capisci? L'ha fatta passare come una cosa gioiosa. Sì, come una battuta. Ma non hanno afferrato il senso profondo che è la distruzione dell'uomo. Esatto, loro l'hanno fatto passare, cioè il sole è figlio di Dio. Esatto, sì, più o meno, sì. Sì, infatti, ma che un papa dica fa io aspetto il sorgere del sole è già significativo, cioè non aspetta mica né Gesù Cristo, né la Madonna, né i santi. Aspetta il sole, che il sole è pagano. Va bene. Ascolta, dimmi, Anna. Mi spiegare che io dopo metto giù e vi ascolto volentieri, vi saluto, vi voglio ciao, bene. Ciao, anch'io. Grazie. Grazie. Cosa sono sti lemuri? Che non ho i fatto. Lemuri, sì, te lo spiego io. Sono praticamente, vabbè, metti pure giù, ciao. Adesso ti spiego. Ciao, grazie, ciao. I lemuri, abbiamo un'altra telefonata, dopo gli spieghiamo che cosa sono i lemuri. Prendi nota, Francesco. Sì. Pronto? Pronto? Si deve essere caduta. No, è caduta la linea, scusate. Si è spento il telefono, un attimo solo. Sì. Dunque ricordo che fra poco potrete telefonare ancora appena sistemiamo il telefono. 049 700 700 il numero di telefono. Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Mi sembra, sarà un profano, che abbiate bisogno della necessità che ci sia qualche avversario secondo i vostri intenti, per cui deve essere almeno pazzo per poter confrontarvi. Ma voi altri, perché fate maggioranza? Perché siete in due o tre nel stesso studio? Come perché mai ci hanno ammazzato tutti? Perché ci hanno ammazzato tutti? Perché non ve li fate fra voi? 69 milioni di indios uccisi in Sud America nel nome di Cristo. Perché non ve li fate fra voi? No, 69 milioni. Qui si tratta che seccate le scatole e vai a tutti. Benissimo. Mia. Uno matti ancora. Beh, ecco, dimmi che sono campa, che bau. Ok. Ecco, questa persona sarebbe una persona che è da disprezzare, perché se noi parliamo è perché milioni di donne, di uomini sono stati bruciati dalla Chiesa per difendere la loro necessità di libertà. Ciao Tosi! Ciao! Mi senti io? Sì. Ci sentiamo. Posso farvi due domande? Sì, parla pure. Una le domando. Perché quando parlate dite il Dio pazzo? Sì. Questo io non capisco un cazzo, non ho ancora capito qualcosa. C'è nella Bibbia, dopo te lo spiego. E dopo mi non vi credo a niente. Voi altri avete un idolo perché ho sentito che adorate. Lo sapevo io. Se non adoro nessuno, lo sa. Allora chi è che sei più libero? Dammi. Lo sapevo io. D'accordo, Beppi. Ecco, e dopo? Sì. Sento nominare sempre Nietzsche. Sì. Beh, Nietzsche prima di fare era Belton ed era nazista. No. Insomma, è un altro gioco, se. Comunque va bene, insomma. In ogni modo, mi sono un poco edite, ma le faccio magari delle domande da scemo. No. Ma mi sono vecchio mi piace però. Ti rispondo subito. Sentire. No, Beppe, ti dico subito. Nietzsche è morto nel 1900. Dopo. Che vado a ascoltarvi il paradio. D'accordo. No, voglio dire un'altra roba.
se mi so vecchio, posso darvi un consiglio? Sì? Posso? Sì. Allora, non capisco perché parlate in una maniera come che savi tutto voi altri, magari di avere rispetto per quelli che pensano differente, perché voi altri non avete vita in casa, come che non avete neanche soldi. E Beppi? Ciao, capito? E come io dico perché vi voglio bene? Va bene, Beppi. Perché mi sono vecchio e vi davo un consiglio. Sì. Ha capito? Sì, va bene. Ecco, e tu stai attenti. Sì, grazie. Non di espressare quello che gli altri crede. Grazie. È la verità. Ciao. Ciao, ciao, ciao Beppi. Beppi, scusa una cosa, ma tu glielo vai a dire anche ai preti, anche al Papa, anche ai vescovi, di rispettare gli altri? Ti che mai telefonava un vescovo al Papa a dire, oh Coco, vedi di andare a rispettare gli altri? Ecco, viene detto a noi, vero? Perché noi siamo disponibili, perché siamo dolci, siamo buoni. Mentre il Papa non vai a dirglielo. O al vescovo, gli ha mai detto al vescovo, oh vescovo, vedi di andare a rispettare gli altri. È facile dircelo a noi, vero? Noi ti ascoltiamo pure. Sì. Pensaci un attimino. No, io volevo dare una risposta sul discorso del Nietzsche nazista. Ecco, io voglio ricordare, Nietzsche è morto il 1 gennaio del 1900. Hitler è nato il 20 aprile del 1889. Di conseguenza, quando è morto Nietzsche, Hitler aveva 11 anni. Ciao. Dimmi. Senta, io vorrei chiedere per esempio alla suora Maria Calcutta o il Papa, adesso che è vivo con mente ancora serena, le dicessero, senti, se tu fra 10, 20, 50 anni ti facciamo santo, accetteresti? Al Papa? Sì, chiedilo prima di morire. Se fra 10, 20, 50 anni noi ti facciamo santo, accetti o no? Di cosa? Perché uno, scusa, sì, sì. Perché uno del bene in questo mondo, sì, è giusto se uno va, specie sacerdote, fanno del bene, è una sua scelta perché ha scelto di fare questo bene. Perché lo fanno santo? Se io dopo lo fa santo, ma se io per caso non è d'accordo, deve essere santo per forza. Perché essere santo è una cosa troppo bella che lui non può permettersi. Se fa del bene di questo mondo, loro dovrebbero già giuire dell'altra parte. Sì. Come fanno santo? Allora mi vorrei chiedere, nessuno gli chiede prima, perché tutti le direbbe di no? Perché non può dire sì, è troppo una cosa, è troppo bella insomma, anche perché in fondo ai piedi c'è sempre una bella musina, santo fanno così, solo perché c'è una musina grande. Sì, sì. Ma che io, se io vado per quella strada, faccio questo, non posso avere dei privilegi, né da vivo né da morto, e invece da morto gli fanno dei privilegi, che sembra vivo. Io non capisco, provo a chiederlo prima, allora sai se questo è veramente uno che vuole essere o no. Tu non puoi dire faccio santo quello, perché come fa a sapere dopo 100 anni che quello non aveva, quello era perfetto, come si fa a sapere che era perfetto di tutto? Si sbaglia spesso. Arriviamo con dei 40, 50 anni, 60 anni con delle persone accanto e magari riesci a sapere dopo 50 anni delle cose che non sapevi, e tu che non lo conosci neanche come fai a fare santo? Deve essere, uno che fa santo deve essere il 100% puro. Certo. Come fa a essere una persona pura al 100%? Anche nei pensieri di tutto. Sì, ma io non... Dove dovrebbe chiederlo prima, tutti le direbbero no, santi non ci sarebbero neanche uno. Grazie. Perfetto. Sì. Ciao. Ciao. Noi abbiamo avuto 600 milioni di morti, fatti dai cattolici, e un cattolico ci dice che spacchiamo le balle. Beh, forse dovrebbe vergognarsi un pochino, Pronto? Ciao. Sì? Ciao. Ciao, ciao Francesco. Ciao. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, parla sentiamo. Pure. Voi mi io parlo, non vi sento, io parlo, faccio... Sì. Poi magari mi rispondete. Sì, sì, no, parla pure. Allora, io... Mi senti adesso? Adesso sì. Perfetto. Ecco, benissimo. Allora, vi saluto un'altra volta. Sì, ma ti avevamo sentita comunque. Sì, sì. Allora, volevo chiedervi, la differenza, se potete farmi un po', spiegarmi un po' sto discorso, la differenza tra essere dionisiaco e essere appollineo. È vero che per esempio le popolazioni germaniche sono dionisiache perché da sempre cercano paesi caldi, esotici o mediterranei
per la nostalgia di avere perso l'antico stato solare. Poi vorrei sapere se il Papa è infelice perché si sente un fallito oppure è pentito dei suoi errori. Ma il permesso l'ho disperato. Ecco, poi vi voglio fare un'altra domanda. Sì, sì. Le motivazioni, volevo sapere le motivazioni perché Giovanna d'Arco, inizialmente appoggiata dal clero, sì, poi rinnegata e mandata a rogo. Ecco, adesso io metto giù d'accordo. E vi sento. Grazie. Ciao. Ciao. Abbiamo sì, un sacco di risposte da dare comunque. Ecco, allora, Ecclesia, Apollineo te lo lasciate. Sì, no, beh, quello ad esempio del contrasto fra Dioniso ed Apollo è una polemica abbastanza recente. È stata, diciamo, forzata soprattutto dal discorso della lettura di Nietzsche, ma Nietzsche non è che fosse un interprete, uno studioso della cultura classica. Lui aveva una percezione, era un grande, riusciva a interpretare le cose, aveva delle sensibilità. Se noi andiamo, ad esempio, dal punto di vista mitologico, ci sono degli studiosi di mitologia, come Walter Otto, che io cito spesso, che ha scritto Teofania, lo spirito del mondo greco. E lui, appunto, sosteneva che non esiste un'antitesi nella mitologia tra Apollo e Dioniso, ma che esiste una necessità, cioè nel senso, i pagani hanno sempre un pantheon, perché hanno varie divinità che rapportano le varie necessità delle persone. Il problema nostro è che noi siamo abituati da 2000 anni ad adorare un unico Dio. Di conseguenza pensiamo che un comportamento sia sempre superiore all'altro. Però in sostanza non esistono degli scontri tra Dioniso ed Apollo. Perché ad esempio vediamo che ad esempio Dioniso ha una funzione ben particolare per quanto riguarda il richiamo della vita. Noi vediamo ad esempio che Apollo ad esempio non è un Dio così staccato, perché ad esempio Dioniso fa addirittura il servo.